Sì, pervenuto il consenso di ciascuno degli auditi alla pubblicità del proprio intervento. Do la parola, svolgiamo audizioni informali sul disegno di legge 2167, DL 44-2021, misure di contenimento Covid-19. Do la parola per primo al professor Massimo Luciani, ordinario di diritto costituzionale della Sapienza di Roma, che ringrazio molto per la consueta cortesia con la quale accetta i nostri inviti a fornirci valutazioni e riflessioni sui provvedimenti in esame. Prego, professore. Grazie, grazie a lei e a voi, Presidente, per la rinnovata considerazione nei miei confronti. Cercherò di essere estremamente sintetico, osservando anzitutto che qui si tratta di un provvedimento normativo ad ampio spettro e, come sempre accade, le questioni interessanti sarebbero moltissime. Ho dovuto selezionare e ne ho selezionate tre. Non posso però non sottolineare in premessa che questa ampiezza del decreto-legge imposto ai decreti-legge la omogeneità, ma questa omogeneità non è un'omogeneità soltanto di oggetto, ma può essere anche un'omogeneità di funzioni e di finalità. È sempre la sentenza 22, poi seguita da altre successive fino alla 247 del 2019. In questo caso, la connessione finalistica e funzionale tra le norme del decreto legge c'è e quindi dubbi sul rispetto del criterio della omogeneità non ne avrei e non ne avrei nemmeno sul rispetto dei requisiti della necessità e dell'urgenza, perché si tratta di fronteggiare l'emergenza pandemica e le sue conseguenze. E precisato questo, veniamo alla prima delle tre questioni che ho identificato, e cioè all'articolo 1,2 del decreto-legge, dove si stabilisce che si può esercitare un potere derogatorio delle misure generali con una deliberazione del Consiglio dei Ministri, e ancorché nel rispetto del decreto-legge 19 del 2020. Ora, ci si può chiedere se questo sia legittimo, cioè se l'affidamento alla delibera del Consiglio dei Ministri sia compatibile col principio di riserva di legge. Io credo che si possa rispondere affermativamente. Non è mai elegante autocitarsi, ma per semplicità ricordo cose già scritte molto tempo addietro, cioè in occasione dell'inizio di questa disastrosa emergenza pandemica, e cioè che noi abbiamo a che fare non con un terremoto o con un'alluvione, che sono dei fatti determinati, ormai verificatisi, ma abbiamo a che fare con un processo. E l'esperienza ci ha insegnato che questo processo è in continuo mutamento, in continua trasformazione, in continuo adattamento, e in continuo mutamento, trasformazione e adattamento debbono essere le risposte delle istituzioni. Quindi la flessibilità che è consentita da uno strumento diverso dalla norma primaria, a mio avviso, è pienamente giustificata sul piano costituzionale. Semmai mi permetto di avere qualche perplessità proprio sulla identificazione dello strumento della delibera del Consiglio dei Ministri. Qualche perplessità perché forse sarebbe più opportuno pensare ancora a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri. In questo modo sarebbe attratta nella sfera della piena collegialità la decisione che precedentemente era stata affidata all'atto monocratico del dal codice della protezione civile, dal decreto legislativo 1 del 2018, un atto che è previsto anche dalla catena dei decreti legge che si sono succeduti in questa emergenza pandemica. Seconda osservazione, veramente puntuale, sull'articolo 4, sono le misure precauzionali nei confronti del personale sanitario che non si sottopone alla vaccinazione obbligatoria. Qui, secondo la mia personale opinione, c'è un problema, e cioè il fatto che quando la obbligatorietà o il differimento della vaccinazione dipendono dall'accertato pericolo
La ratio di questa previsione limitativa, di queste misure precauzionali, è la tutela della salute pubblica, non è la sanzione nei confronti dell'operatore sanitario che ha stabilito di non sottoporsi alla vaccinazione. E quindi non mi sembra ragionevole la mancata estensione delle misure precauzionali anche all'ipotesi del fatto, del difetto di vaccinazione per ragioni indipendenti dalla volontà dell'interessato, cioè dipendenti semplicemente dalla sua condizione di salute. Teniamo presente che si tratta di un trattamento sanitario obbligatorio, non coattivo, e che i trattamenti sanitari obbligatori hanno già passato il vaglio di costituzionalità, e in particolare per quanto riguarda le vaccinazioni, ricordo anche semplicemente la sentenza della Corte Costituzionale numero 5 del 2018, giù sino alla recente pronuncia sulla nota legge regionale della Valle d'Aosta. Vengo all'ultima questione sulla quale, con il suo consenso, Presidente, mi tratterrei leggermente con meno sintesi, insomma, che è quella dell'articolo 10, cioè delle misure in materia di pubblici concorsi. Mi intratterrei di più su questo perché questa è la disciplina che ha sollecitato il maggiore dibattito nella pubblica opinione, dividendosi coloro che hanno criticato le nuove misure perché creerebbero una disparità di trattamento tra giovani appena affacciatisi al mondo del lavoro ed altri che sono già presenti e hanno esperienza, e chi invece ha apprezzato queste misure perché eviterebbero proprio la penalizzazione dei giovani che sarebbe determinata dalle lungaggini concorsuali e dal ricorso alle graduatorie a scorrimento. Le posizioni, tanto per capirci, di Boeri e Perotti da una parte e di Cazzola dall'altra. Ora io penso che i dubbi di costituzionalità che sono stati affacciati da molti non sussistano in via generale, sottolineo in via generale. L'ammissione ai concorsi in ragione dei titoli posseduti infatti è contemplata dal nostro ordinamento, la conoscono già le norme vigenti, le norme generali vigenti, proprio il DPR 487 del 94, e non mi sembra che trovi ostacoli costituzionali. È legittimo stabilire dei requisiti di partecipazione a prove selettive per accedere a un pubblico impiego. E del resto è noto che i numeri sono tali che è impossibile un accesso indiscriminato, vero? E il sistema che abbiamo seguito fino adesso è un sistema non soddisfacente. Non ho trovato nessuno che lo difenda a spada tratta, cioè il sistema dei test di ingresso a risposta multipla. Sappiamo bene come funzionano questi. Sembra porre problemi gravi di legittimità. Ricordo una pronuncia della adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la 9 del 2011, molto nota, che proprio si occupava del mutamento delle regole dei concorsi, scusate il bisticcio, a concorso in corso. E quella pronuncia della plenaria ricordava che devono ricorrere delle motivazioni di interesse pubblico e che la modificazione delle regole deve essere ragionevole. E questo è ribadito dalla quinta sezione 1669 del 2018. E mi sembra che qui le motivazioni di pubblico interesse ci siano tutte e che non ci sia ragione di dubitare della ragionevolezza di una modificazione delle norme vigenti che hanno dimostrato di essere troppo farraginose. È chiaro che occorrono .756 del 2012. Mi scuserà Presidente, mi scuseranno i componenti della Commissione se, come si dice, do i numeri, insomma, ma questi, qualche indicazione puntuale di giurisprudenza forse è utile. E ancora, in giurisprudenza sono state contestate le modificazioni delle regole concorsuali adottate con leggi provvedimento e addirittura dopo la formazione delle graduatorie. C'è una recente ordinanza del TAR del Lazio, 198 del 2020, che ha sollevato addirittura una questione di costituzionalità che mi risulta di clavierità tuttora prendente. Ma qui non siamo di fronte a una legge provvedimento, bensì a una legge generale, e non ci troviamo di fronte ad una legge che si applichi a concorsi già espletati, perché il comma 3 dell'articolo 6, se non ricordo male, stabilisce nell'articolo 4, forse, scusate, sì, il comma
il comma 3, scusate, il comma 3 sempre dell'articolo 10 stabilisce che si applicano le nuove norme soltanto a condizione che non sia stata svolta alcuna attività, quindi il concorso non è stato espletato. Semmai sarebbe opportuno, anzi io direi davvero necessario, definire in modo più preciso che cosa si intende con non è stata espletata alcuna attività, perché si possono intendere moltissime cose e sarebbe bene scioglierlo questo nodo, perché potrebbe essere foriero di contenzioso. Qualche dubbio invece io avrei sulla concreta attuazione di mutare regime, ma sono dubbi tutti a mio parere facilmente risolvibili in questa sede, che è la sede della conversione in legge, nella quale possono essere adottati degli emendamenti. Li vedo e ve li sottopongo questi dubbi in rapidissima sequenza. La prima questione è l'eccessivo margine di discrezionalità che l'articolo 10 confida all'amministrazione nella scelta delle modalità da seguire. Se leggete il comma 3, come avete letto e come ben conoscete meglio di chi vi parla, vedete con agevolmente che si dice che le amministrazioni precedenti possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e via discorrendo, tutte formulazioni che a mio avviso aprono un margine di eccessiva discrezionalità in favore delle amministrazioni. Come ha dimostrato la sentenza 195 del 2019, molto importante, della Corte di ne elenco qualcuno: proporzionalità della complessità del procedimento selettivo al livello delle posizioni a concorso, funzionalità delle prove all'identificazione del candidato più adatto alla copertura di quello specifico posto, almeno in riferimento alle mansioni connesse, rapidità della selezione congiunta alla sua serietà e via discorrendo. Quindi basta in sede di conversione adottare qualche emendamento che delimiti l'ambito discrezionale del potere della pubblica amministrazione. Nella stessa prospettiva segnalo alla Commissione l'ambiguità della voce verbale possono, di cui al comma 1 lettera C. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale. Perché segnalo? Perché se si trattasse dell'affermazione della valutabilità di titoli ed esperienze, questa, diciamo, flessione facoltizzante del verbo si presterebbe all'equivoco. Se si trattasse del conferimento di un potere discrezionale all'amministrazione, ricadremmo nelle osservazioni precedenti, cioè troppa discrezionalità non delimitata. Non può essere l'amministrazione a stabilire se i titoli si valutano o non si valutano, lo deve dire il legislatore. Seconda osservazione: riapertura dei termini di partecipazione ai concorsi, che è contemplata dal comma 3. Io penso che questa esigenza di riapertura sia ineliminabile quando si modificano le regole. La giurisprudenza amministrativa lo ha più volte ricordato, anche qui cito una pronuncia di Consiglio di Stato, quarta sezione, 4731 del 2017. Ma questa riapertura, questa esigenza dovrebbe essere armonizzata con quella di rapidità che è enunciata al comma 1. Cioè bisogna fare presto, e quindi la riapertura dei termini dovrebbe essere limitatissima, lo spazio temporis offerto dalla riapertura dovrebbe essere piuttosto limitato, altrimenti si contraddirebbe quello che dice il primo comma. Penultima osservazione: l'esigenza di prevedere un accesso per titoli, che tanto ha fatto discutere, potrebbe essere contemperata con l'esigenza di massima apertura degli accessi. E massima apertura compatibile con l'esigenza, diciamo, di non rendere disfunzionale il meccanismo, utilizzando un meccanismo che chiamerei modulare, perché si potrebbe stabilire, primo, che per l'accesso alla prova scritta sia necessario il superamento di un punteggio minimo nell'accertamento dei titoli, e quindi l'elenco dei titoli spendibili potrebbe essere anche piuttosto ampio. Secondo, che però il numero massimo dei candidati ammessi alla prova sia comunque contingentato, no? Con la conseguenza che il superamento del punteggio minimo
dia la chance, ma non la garanzia dell'accesso alla prova successiva, così evitando problemi di sovraffollamento. Ho finito, Presidente, con un ultimo rilievo veramente telegrafico. E ci si riferisce alla possibilità di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, questa è prevista al comma 6. Personalmente penso che questa sia una previsione che non pone eccessivi problemi di legittimità. E la suddivisione in sottocommissioni delle commissioni esaminatrici è già prevista dalle norme generali del 1994. Però questa rimedio, diciamo, al rischio di disparità di trattamento. Ecco dunque, Presidente, signori della Commissione, è quello che ritengo si possa osservare in riferimento a questo disegno di legge di conversione del decreto legge numero 44, e quindi concludendo osserverei che si tratta di problemi di opportunità o di legittimità agevolmente risolvibili, e che i gravi vizi di legittimità costituzionale che da alcuni sono stati ravvisati in realtà non sussistano, certo a condizione che si rimedi alle problematiche che ho indicato con un semplice esercizio di attività implementativa. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie professore per il contributo che ci ha fornito, davvero prezioso. Do la parola alla professoressa Daniela Bolognino, avvocato ed esperta di pubblico impiego privatizzato. Prego, avvocato. Buongiorno Presidente, io saluto e ringrazio lei Presidente, i vicepresidenti Vincenzo Garruti e Nazario Pagano e tutti gli illustri senatori. Saluto inoltre il professor Massimo Luciani. Mi è stato chiesto di porre un po' l'attenzione sul tema dei concorsi pubblici, quindi sulla formulazione dell'articolo 10. Il tema dei concorsi pubblici è certamente di primaria importanza per il rilancio della pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione che ponga al centro la qualità. E quindi il concorso pubblico come metodo per selezionare e attrarre i migliori, e quindi garantire attraverso le giuste risorse umane che l'amministrazione operi con il metodo efficace, efficiente e per la soddisfazione dell'interesse pubblico e dei cittadini. In questo momento storico, attorno al tema dei concorsi pubblici, il tema dei concorsi pubblici ruota attorno a due grandi tematiche, secondo me. Uno, rispondere ad un'esigenza temporanea, l'altro rispondere ad un'esigenza di sistema. L'esigenza temporanea è quella di far svolgere i concorsi pubblici anche in fase emergenziale, quindi superando la sospensione e le limitazioni previste per l'emergenza sanitaria. L'altra esigenza è un'esigenza più profonda, che è quella di sistema, cioè di cambiare le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per renderle funzionali alla selezione dei soggetti che lavorino nella PA, non di oggi, ma per la PA del futuro. Detto questo, mi sembra di vedere che in qualche modo questo decreto guardi a queste due esigenze. Infatti è idealmente, secondo me, suddivisibile in tre parti. L'articolo 10 si occupa in maniera puntuale ed è configurabile in una parte certamente a regime. Questo è quanto previsto dai commi 1, 2, 6, 7, 8 e 9. Non c'è infatti un riferimento a un limite temporale, né ci sono ancoraggi alla permanenza dello stato d'emergenza. Un'altra parte invece ha vigenza temporanea ed è legata allo stato emergenziale. Vi fanno riferimento i commi 3 e 5. E poi c'è una parte dedicata a specifiche procedure concorsuali, in particolare il comma 4 e il comma 10, e poi c'è la proroga di una graduatoria specifica al comma 11. Seguirò
questa struttura ideale, concentrando per ragioni di tempo l'attenzione su alcune specifiche tematiche. E poi ovviamente vi manderò un testo scritto, perché insomma le questioni, come diceva il professor Luciani, effettivamente sono molte, attorno a questo articolo. La parte a regime. I commi 1 e 2 sembrano delineare delle misure semplificate a regime per il reclutamento del personale con incarico non dirigenziale e soprattutto personale nell'ambito di pubblico impiego privatizzato. Ne sono esplicitamente esclusi il personale dell'articolo 3 del 165, quindi tutti quelli in regime espressamente pubblicistico. La disposizione poi opera in deroga sia a quello che è il regolamento madre dei concorsi pubblici, che è il 487 del 94, sia in deroga alla legge 56 del 2019. Qual è l'obiettivo dichiarato di questo comma 1? È ridurre i tempi di reclutamento del personale. Quindi al fondo c'è una ratio di spinta all'accelerazione nel concorso pubblico. Qual è il metodo che utilizza il legislatore? Individuare modalità semplificate di svolgimento delle prove. E ciò avviene attraverso tre filoni di intervento. Uno, la riduzione del numero de delle prove. Due, l'ulteriore spinta all'innovazione e alla digitalizzazione. Tre, l'utilizzo dei titoli legalmente riconosciuti e titoli altri, tra cui anche l'esperienza professionale. Analizzo alcuni aspetti significativi ai fini della conversione su queste tre tematiche. La riduzione del numero delle prove. Si passa da due prove scritte e un'orale a una sola prova scritta e una prova orale. Quindi la spinta è all'accelerazione per sottrazione. Si riducono il numero delle prove. Non si è fatto nessun intervento sulla qualità e la tipologia delle prove. Da moltissimo tempo si parla di migliorare la capacità di reclutamento del personale nel settore pubblico e quindi questo per assumere del personale con competenze professionali adeguate. Ce lo chiede anche il dispositivo per la ripresa e la resilienza che questo nuovo personale dovrà andare a gestire. Occorrerebbe immaginare e possibilmente, forse anche visto che questa è una norma che è destinata ad incidere a regime sui concorsi, nuove procedure concorsuali. Penso a quelle che sono rimaste purtroppo inattuate, linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2018, dove sulle prove si era immaginato un cambio di passo che non va diciamo, ad intaccare l'accelerazione, ma influisce positivamente sulla qualità. Prove scritte semplificate, prova patrica situazionale e colloquio tecnico. Prove scritte semplificate, che cosa significa? Verificare la capacità dei candidati di individuare una soluzione a problematiche professionali con la predisposizione di una nota o di un parere. Oppure la predisposizione della sintesi di documenti forniti al candidato in sede di concorso sulle materie professionali previste dal bando. Questo consente di accertare il possesso del grado di professionalità richiesto ai candidati. Stessa cosa sulla prova pratica situazionale, perché è importante comprendere anche l'attitudine al lavoro, la capacità organizzativa, l'attitudine alla collaborazione. Si può dunque valutare di intervenire in questa disposizione che, come vi dicevo, è a regime, puntando non solo alla semplificazione per sottrazione, ma alla semplificazione per sottrazione accompagnata da un cambio di passo sulla qualità. Altro punto, sempre sul comma 1, dicevamo, è la digitalizzazione. Si spinge ulteriormente sulla digitalizzazione, quindi molto bene questo aspetto, e mi posso permettere di segnalare che forse può essere in sede di conversione anche rafforzato, e questo portando a regime ciò che è già previsto all'interno del nostro ordinamento per una specifica procedura concorsuale. Faccio riferimento all'articolo 247 del decreto legge 34 del 2020, dedicato ai concorsi della commissione RIPAM.
sulla digitalizzazione, con un'attenzione particolare anche all'accelerazione, si può mutuare probabilmente il comma 4 dell'articolo 247 sulla riduzione dei termini di presentazione delle domande, la presentazione della domanda solo in via telematica, l'utilizzo coerentemente con la digitalizzazione dell'identificazione dei partecipanti con PEC o SPID, il comma 5. La stessa cosa per le commissioni, sui lavori delle commissioni il comma 7 prevede espressamente che si possano svolgere i lavori della commissione con modalità telematica. Terzo tema, sempre sul comma 1 dell'articolo 10, è l'attribuzione di valore ai titoli. Concordo pienamente con quanto ha indicato il professor Luciani, come non si potrebbe, un mostro sacro del diritto costituzionale che ammiro particolarmente. E su questa norma, diciamo, si gioca la tensione tra neolaureati e soggetti con a volte ampio bagaglio professionale e culturale. Come opera la norma? La norma assegna ai titoli un doppio ruolo. Uno, di scrematura dei candidati, e questo viene affidato ai titoli legalmente riconosciuti. L'altro è la possibilità per i titoli, anche altri, di concorrere alla formazione del punteggio finale. Fondamentale sarà per le amministrazioni applicare il principio di proporzionalità. Quindi varrebbe la pena evidenziarlo già in norma, quindi come segnalava il professor Luciani, indicarlo espressamente proprio nella norma. Per quanto attiene ai titoli altri, l'operazione di valorizzare i titoli penso sia molto importante. Sto per utilizzare una parola che viene da tutti demonizzata, precariato storico. Ma occorre ricordarsi di questo precariato storico, causato da oltre 20 anni di blocco delle assunzioni e del turnover, di cui ne hanno fatto le spese almeno 3 generazioni di giovani, oggi non più tali. Le sacche storiche di precariato però hanno portato avanti l'attività ordinaria della pubblica amministrazione e solo saltuariamente il legislatore ha dato risposta con le stabilizzazioni. Questo capitale umano però è una risorsa, ha un bagaglio professionale, quindi senza prevedere degli interventi ad hoc che hanno sempre luci e ombre, questa operazione generale di valorizzare i titoli consente di far emergere le professionalità importanti che ha l'amministrazione e non solo. Inoltre, questi interventi, proprio perché auspicabili, proprio perché destinati ad incidere su una disposizione che è a regime, potrebbero fare un po' da banco di prova per capire come funzionano queste modifiche e solo dopo, in maniera consapevole, intervenire modificando il regolamento del 1994. Sulla disposizione a vigenza temporanea, quindi facciamo riferimento ai commi 3 e 5 dell'articolo 10. Il legislatore opera con una tecnica differente. Sul comma 3 si incide sulle procedure concorsuali i cui bandi sono già stati pubblicati ma per cui non sia stata svolta alcuna attività. Condivido pienamente quanto diceva il professor Luciani sull'opportunità di precisare questo aspetto. E qui il legislatore dà da una parte una sorta di obbligatorietà, che è quella dell'utilizzo degli strumenti informatici e digitali, e le misure di decentramento, mentre invece lascia la possibilità delle amministrazioni prevedere l'inserimento dei titoli e di prevedere l'espletamento di una sola prova scritta o una prova orale. Quindi questo secondo caso ovviamente riapre, si prevede l'obbligo di riapertura dei termini di partecipazione. Quello che mi lascia più perplesso non è tanto il primo periodo del comma 3 quanto il secondo periodo. Perché? Perché il secondo periodo incide sulle misure, su bandi ancora da pubblicare. Se il bando è ancora da pubblicare, ovviamente in modo naturale si applicheranno le nuove regole del comma 1. Quindi la deroga con il rinvio al comma 1 lettera A come va intesa? Va intesa nel senso che riguarda la sola eventuale prova orale o invece è una deroga che riguarda i soggetti destinatari?
perché al comma A c'è la precisazione che i concorsi sono per il personale non dirigente. Sarebbe il caso di precisare per evitare che questa deroga eccessivamente semplicistica si applichi a dei concorsi per i dirigenti. E ancora, sempre per le norme a vigenza temporanea di tipo emergenziale, il comma 5. Il comma 5 fa riferimento a procedure concorsuali già in corso di svolgimento o con bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto legge. E in questo caso il legislatore utilizza un'ulteriore tecnica, consente alle amministrazioni di derogare al bando senza riaprire i termini, perché la procedura è già in corso. Allora, anche qui la parità applicando le regole del comma 3. Anche qui la parità di trattamento dei candidati si trova in un equilibrio che le amministrazioni si troveranno a dover gestire, perché se l'amministrazione decide di valutare i titoli, è chiaro che non riaprendo il bando tutti i titoli che intende valutare, deve aver avuto il candidato, ogni candidato, l'opportunità di inserirli in sede di presentazione della domanda. Se ci sono prove, più prove, e quindi in qualche modo sottrarne una significa sottrarre probabilmente o in alcuni casi l'opportunità ad un candidato di collocarsi con un recupero di punteggio rispetto a quello che è già svolto. Per cui la modifica di regole in corsa va valutata con grande attenzione per non rischiare che la spinta all'accelerazione destabilizzi il parametro di qualità. Ultimo ambito di osservazioni riguarda le disposizioni su specifiche procedure di reclutamento e in particolare vi segnalerei quella prevista al comma 4 dell'articolo 10. Il comma 4 è dedicato alle procedure semplificate per l'assunzione del personale con contratto a tempo determinato per l'attuazione degli interventi di politica di coesione dell'Unione Europea e nazionali. Per intenderci, il bando pubblicato il 6 aprile sul PON Governance in Gazzetta Ufficiale. Come procede il legislatore? Il reclutamento è effettuato con il concorso unico, quindi organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. C'è una deroga, che è una deroga importante, che è quella previo esperimento della mobilità volontaria per l'assorbimento dell'esubero di personale. E si prevede una procedura semplificata, molto semplificata, perché la procedura prevede una valutazione di titoli, l'esperienza professionale, sia ai fini dell'ammissione, sia per concorrere al punteggio finale, una sola prova scritta con quesiti e risposta multipla e l'esclusione della prova orale. Ora, bisogna fare attenzione, perché si comprende la celerità. Ma probabilmente questa prova è eccessivamente semplificata. Perché? Con riferimento ai titoli non si fa alcun cenno ai titoli legalmente riconosciuti. Quindi questo significa che qualunque tipo di titolo potrebbe teoricamente andare a fare da sbarramento. La prova orale è esclusa e l'unica prova di fatto è un quiz a risposta multipla. Ma chi stiamo andando a selezionare? Per intenderci e per farci un'idea, il personale che con questa prova si va a selezionare è quello dell'area A3, quindi parliamo dei funzionari con livello non dirigenziale che svolgono funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante o con funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. Quindi, la prova, ecco, per quiz, come unica prova di selezione di questo personale tecnico che opererà un importante traghettamento verso il cambiamento delle nostre amministrazioni, forse va ricalibrata in sede di conversione. Ci sono comprensibili esigenze di celerità, però sarebbe meglio prevedere una prova concorsuale che faccia emergere la qualità dei candidati piuttosto che le doti di memoria. Grazie, grazie davvero dottoressa Bolognino. Come sempre chiedo ai colleghi
componenti della Commissione, se ci sono domande per i nostri ospiti. Non vedo, vedo richiesta di domande. Senatrice Mantovani. Grazie ai professori che sono intervenuti per l'illustrazione. Io ho alcune domande appunto riguardo all'articolo 10. La prima in merito all'ultima affermazione della professoressa Bolognino e riguardo questa procedura eccessivamente più semplificata, mi sembra che sia già stata messa in opera dal bando 2800 per funzionari esperti per il Sud. E quindi non sembra che ci sia più spazio per intervenire in questo caso. E, convengo che, come è stato detto all'inizio dell'illustrazione, è necessario reclutare più velocemente e personale esperto che è stato perso nel corso dei 20 anni in cui si è proceduto a una esternalizzazione delle competenze veramente molto, molto forte. Allora mi domando se si potrebbe in un qualche modo, cioè cercavo anche dei suggerimenti da parte vostra per capire se è possibile creare una norma che possa distinguere i concorsi per figure di livello junior da figure di livello senior. Perché noi abbiamo entrambe le esigenze ora nella pubblica amministrazione. Abbiamo sia l'esigenza di reclutare giovani che possano anche fare risultare anche un'età media del dipendente pubblico un po' più bassa rispetto a quella attuale, anche per introdurre una dinamicità, delle capacità e potenzialità nuove nella pubblica amministrazione, ma abbiamo anche il problema appunto di reclutare, ritornare ad avere delle elevate professionalità e quindi la necessità appunto di selezionare in base anche a una professionalità acquisita già nel corso di una attività lavorativa. In quest'ultimo caso la norma non si adegua esattamente, perché se noi facciamo una preselezione basata sui titoli legalmente riconosciuti, non abbiamo la certezza di poter effettivamente cominciare a preselezionare quelle persone che hanno questa competenza. E nemmeno per i profili senior non sembra tanto corretta questa previsione, sempre basata sui titoli di studio, in quanto per i profili junior diciamo il titolo di studio dovrebbe essere un titolo di ingresso, di partecipazione, ma non di discriminazione. Sì, sto cercando di capire come si potrebbe effettivamente riuscire a migliorare la norma per riuscire a reclutare nella pubblica amministrazione le figure di cui c'è realmente bisogno. Volevo fare anche un'altra domanda rispetto a questo articolo 10, agli altri commi, riguardo alla temporaneità di alcuni dei commi, se non è il caso anche di rendere temporanei altre previsioni. E per ultimo invece
sul punto trattato dal professor Luciani riguardo l'obbligatorietà delle vaccinazioni per il personale sanitario. E inizialmente si prevedeva appunto che le vaccinazioni dovessero essere totalmente volontarie, e è stato ripetutamente detto che non sarebbero state messe obbligatorie. Attualmente la previsione di questo decreto prevede che siano obbligatorie per tutto il personale sanitario, che ricomprende anche personale che non ha particolari contatti con il pubblico e quindi non ha nemmeno particolare, diciamo, non provoca eccessive problematiche dal punto di vista sanitario. E inoltre anche nel dossier si legge che comunque, diciamo, l'adesione alla vaccinazione doveva utilizzare lo strumento della persuasione. Ora mi domando come è possibile fare, diciamo, conciliare l'obbligatorietà verso una categoria di persone che assolutamente dovrebbe essere persuasa per l'adesione professionale. A essere persuasa già di per sé se la vaccinazione, diciamo, è conosciuta, no? Trattiamo con persone che dovrebbero avere piena conoscenza e consapevolezza di che cosa comporta la vaccinazione, e quindi essere nel massimo livello di accettarla dal punto di vista volontario. Okay? Se queste persone non rifiutano la vaccinazione, i punti interrogativi sorgono abbastanza naturali. Grazie senatrice Mantovani, ci sono altre domande? Non ci sono, la parola ai... Sì, no, io volevo dire... Pagano. La collega si è intervenuta nel merito quasi come se fossimo in discussione generale. Io pregherei soltanto il professor Luciani e l'avvocato Bolognino gentilmente di farci avere un loro... Siccome entrambi hanno rivolto dei suggerimenti di merito... soprattutto in, come dire, definirei suggerimenti emendativi, sarebbe per noi estremamente utile che producessero anche un elaborato scritto, credo che sarebbe utile per tutti noi. Grazie. Prego, non so se Luciani o la dottoressa Bolognino o entrambi, come immagino, vogliono intervenire per dare un riscontro ai quesiti posti dalla collega. Presidente, forse la... Prego. No, può parlare prima lei, perché la prima domanda è stata rivolta a lei. Benissimo. Grazie, professore. Avvocato Bolognino, grazie. Senatrice Mantovani, intanto grazie, perché questa domanda ci permette di fare delle precisazioni. Allora, sui titoli, come dicevamo, la questione è molto delicata, perché si gioca la tensione tra i neolaureati e il personale che ha un ampio bagaglio professionale e culturale. Quindi qui, diciamo, il legislatore andrebbe un po', voi come legislatori, calibrato, inserendo, posto che poi è l'amministrazione che individua, anche sulla base di quelli che sono diciamo, i titoli richiesti per l'accesso a determinate qualifiche, e questo è previsto all'interno della contrattazione collettiva, l'inserimento dei principi di proporzionalità, funzionalità,
all'interno del comma 1 certamente aiuta nella definizione di un quadro che sia modellato sul singolo concorso e che sia modellabile dall'amministrazione sul singolo concorso. È chiaro che i titoli, in qualche modo, quando vengono utilizzati come titoli legali come sbarramento per l'accesso alle prove concorsuali e quindi al posto delle prove preselettive precedenti, deve essere proporzionato per evitare che lo sbarramento sia tale da restringere troppo il numero dei candidati ammessi alle prove successive. E quindi da penalizzare eccessivamente i neolaureati. Per quel che riguarda poi l'assunzione di personale di qualità, i titoli aiutano ma non bastano. Quindi il cambiamento delle prove e quindi il cambiamento qualitativo delle prove aiuta moltissimo perché bisogna iniziare a ragionare come da tanto tempo si ragiona sulla modalità di reclutamento e quindi la ricerca delle cosiddette soft skill è fondamentale anche per l'amministrazione. Quindi quell'indicazione sulle tre tipologie di prove può essere una dei, e quindi sostanzialmente anche legiferare quello che voi come legislatori ritenete possa essere utile di quelle linee guida del 2018, può aiutare a selezionare il personale che abbia le capacità professionali adeguate al profilo messo a concorso. E qui vi taccio, professore. Grazie, do la parola al professor Luciani. Grazie Presidente. Telegraficamente, la senatrice Mantovani ha correttamente distinto tra reclutamento di juniores e di seniores. E mi pare che però su questo punto le cose che ha detto la collega Bolognino e quello che ho detto io vadano incontro all'esigenza di modulare il tipo di accesso alle esigenze che sono, scusate il bisticcio, che sono vantate dall'amministrazione. È sufficiente l'esercizio emendativo che ci eravamo permessi di suggerire per venire incontro ai dubbi, alle perplessità che sono stati avanzati dalla senatrice Mantovani. Per quanto riguarda le vaccinazioni, davvero una battuta. Beh, insomma, la vaccinazione obbligatoria è prevista proprio quando non funziona la persuasione. E ora, il fatto di essere un operatore sanitario non significa essere in possesso delle conoscenze necessarie per sapere qual è l'efficacia e quali sono i rischi dei vaccini. Io credo che in tutto il mondo ci siano pochissime persone che lo sanno. Tutti quanti noi, ivi compresi gli operatori sanitari, in qualche modo ci affidiamo. Il legislatore ragionevolmente ha previsto l'obbligatorietà, che non è coattività, non è che si prendono gli operatori sanitari e li si faccia vaccinare per forza. C'è un'obbligatorietà. La stessa senatrice Mantovani giustamente ha detto: ma c'è del personale che non ha contatti con il pubblico. Ma il decreto legge lo prevede appunto, cioè la conseguenza della non sottoposizione alla vaccinazione è esattamente questa, non avere contatti con il pubblico per evitare i rischi di contagio. Ma penso che sia un punto di equilibrio sufficiente, non si usa la forza fisica per imporre la vaccinazione, si prevede un intervento obbligatorio e certo chi aderisce volontariamente aderirà con maggiore giubilo, diciamo, alla pratica vaccinale, insomma. Infine, al senatore Pagano dico che il testo scritto io l'ho già elaborato, ma è in una condizione di eccessiva rozzezza. Confido entro la serata di predisporlo e, come sempre, di indirizzarlo alla Commissione, confidando nella vostra comprensione, perché si tratterà, come sempre, di un testo molto sintetico e operativo. Grazie, Presidente. Grazie professore, grazie ai colleghi. Questa seduta di audizione è terminata. Grazie avvocato Bolognino, arrivederci. Anch'io manderò il testo, ovviamente. Certamente, grazie, grazie. Grazie.